Ivan era un ragazzo che abitava in una fattoria, circondato da una rigogliosa pineta. Ivan però non era molto contento di abitare in una fattoria, perché gli animali che si trovavano lì erano molto rumorosi e Ivan per questo era molto infastidito. Dalla finestra della sua camera sentiva sempre il fruscio delle foglie. E il rumore del becco dei picchi che sbattevano contro i tronchi degli alberi. Non sopportava infatti di sentire le mucche che passavano sotto la sua finestra per andare al pascolo. O i conigli che starnutivano nelle loro gabbie perché erano allergici al polline. Oltre a questo sentiva anche il rumore dei cavalli che sbattevano i denti del freddo. Per non parlare di quando si mettevano a galoppare nel loro recinto. Anche il suo cane sembrava essere contro di lui perché si incastrava sempre nella sua cuccia e grattava con le zampe per cercare di liberarsi. I rumori della fattoria non erano l'unico problema di Ivan. Infatti Ivan aveva un vicino che aveva iniziato a suonare la batteria e si esercitava ogni santo giorno. Per concludere degnamente le sue giornate, l'odiato vicino si divertiva a sparare petardi in giardino fino a tarda sera. Ivan era a dir poco esausto. Decise dunque di rinchiudersi nella sua stanza e iniziò a sbattere la testa contro il muro. La sbatté così forte che svenne, cadendo in un sonno profondo, durante il quale fece però un sogno, che presto si trasformò in un incubo. Durante il quale veniva inseguito da un grosso elefante. Per sua fortuna l'elefante calpestò dei fogli di carta da imballaggio, che sotto il peso dell'elefante iniziarono a scoppiettare spaventando l'animale. D'un tratto si sentì il rintocco delle campane della chiesa e Ivan si svegliò di soprassalto. Esasperato da tutta questa situazione, decise di denunciare il suo vicino. Prese la sua macchina e si diresse verso l'ufficio del giudice. Una volta arrivato, visto che non c'era parcheggio, lasciò la macchina in mezzo alla strada e accese le quattro frecce. Il giudice, dopo aver ascoltato la storia di Ivan e aver riflettuto parecchio, prese una decisione e con i colpi del suo martello proclamò la sentenza. Il vicino di Ivan era colpevole di inquinamento acustico e gli proibì di disturbarlo oltre. Aprì il baule della macchina, prese il suo skateboard e si diresse verso il bar. Prese il suo portafoglio pieno di monete tintinnanti. E ordinò al barista di cucinare dei popcorn. E stappare un crollino per tutti. Finita questa golosa merenda, felice per la conclusione delle sue disavventure, rumorose schioccò la lingua per la soddisfazione.